troppo in forma, è andato in prima di farsi attaccare. L'arrivo di Luca in coda con Damiano Caruso, si alza ancora sui pedali Vincenzo Nibali, adesso però stiamo seguendo perché esce da questa curva nella tormenta di neve. Non li fammi andare via, li ha attaccato prima, li informa un amico di lui. Intanto è stato ripreso la Bottini, dovrebbe farcela Giovanni Visconti perché adesso si trova all'ultimo chilometro, è all'ultimo chilometro uscito dalla rete Giovanni Visconti, l'ultimo chilometro, un minuto già. È un colombiano, Duarte. Vabbè, quello non è classifica. Quello lì non gliene frega nulla. Ha reagito, ecco la distanza di Duarte. Ha cercato di andare a prendere Duarte. Compleanno di Nibali. Vai Levans, ora lui deve prendere, vedi, non ce la fa, vedi. Cade Levans, ha cercato, vedi come gli è rimasto, perché quello è impassibile, quello lì non se lo fa andare via. Questo l'ho messo a Betancur. Betancur, quello ci doveva provare il colombiano, quello ci prova sempre, non vince mai. Vabbè, è uno scalatore proprio. Da 300 metri in vantaggio, ma sono 300 metri in salita, a perdere 50 secondi ci vuol poco. E io mi ricordo specialmente se schianti, mi ricordo Evans nel 2003 che prese un botto di minuti in 4 km. Nel 2003 cos'era? Su a Folgaria? A Folgaria, sì, quando perse negli ultimi 600-700 metri perse 3-4 minuti. No, un minuto e due. Un minuto e due. Però è stata una roba. Che lo vinse Savoldelli. A voi! No, ma Nibali c'è, vai. Quest'anno Nibali c'è, alla grande. Quest'anno non glielo frega nessuno. Beh, l'anno suo la volta buona, dai. Oh, è la prima vittoria di questo. Sì. Sul Galibier. Fa carriera, fa curriculum. Non ha mai vinto. Vabbè, Paolo è un bel corridore, l'hanno scoperto tardi, ma un bel corridore. È stato anche maglia rosa. Cioè, è stato anche coso, insomma, in nazionale un sacco di volte. È stato in nazionale un sacco di volte, fatto sempre da gregario, ma un ricordo di Tante vittorie di Bettini le ha fatte, gliel'ha fatto fare. Quando ha vinto i mondiali le cose, chi gliel'ha fatto da... Paolini. Tanto ci sono le ammirate fermi e stanno sgombrando la
Non ce la fa neanche più Porello. Evans Betancourt, sempre lui.